6 anni in 6 minuti è questo il titolo perfetto, chiaro e tondo che descrive al meglio la partita del Milan di ieri sera. Era la stagione 2012-2013, terzo anno di Massimiliano Allegri in panchina. Il Milan Torna in Champions all'ultima giornata, lo fa ai danni della Fiorentina e nessuno di quei tifosi si sarebbe mai potuto immaginare gli scenari futuristici che ci circondano ancora tutt'oggi. Sì, perché da lì in poi il Milan si immischia in un tunnel senza fine. Ecco, ieri non siamo tornati in Champions. E non lo faremo neanche a fine stagione perché la matematica non è un'opinione e l'Atalanta ha troppi punti di vantaggio rispetto a noi. Però finalmente, noi tifosi possiamo sorridere perché ieri abbiamo rivisto il Milan. Sì, il Milan, quello bello, quello che gioca, quello che lotta e quello che vince anche contro le grandi squadre. Il Milan, che bello, l'abbiamo rivisto appunto. Appena in sei minuti dal rigore di Zlatan Ibrahimovic al gol del subentrato Rafa Leao. Perché non è tanto il risultato ottenuto però. Secondo me neanche il modo e l'avversario con cui è arrivato. Ma la sofferenza passata negli ultimi anni di Tifo. Costellati da insuccessi a far maturare tutta questa gioia. Sì, anche noi dopo anche qua troppo tempo possiamo finalmente gioire e che gioia è stata senza dubbio la partita più bella di questa brutta annata una partita dove oltre alle qualità che questa squadra ha sempre avuto e anche qui ci sarebbe da aprire e chiudere una parentesi su chi ha sempre sostenuto il contrario ieri sono usciti anche i cosiddetti attributi, quelli che sono mancati dall'inizio della stagione, abbiamo spazzato via tutte le nostre debolezze mentali che ci avevano penalizzato in tantissime altre partite e rimontato da 0 a 2 a 4 a 2 la squadra più forte d'Italia, proprio come era successo al derby, ma al contrario. Ecco, in quell'occasione eravamo a due settimane dallo scoppio definitivo dell'epidemia dell da coronavirus. E mai nessuno si sarebbe immaginato di vedere il Milan quinto davanti a Roma e Napoli, che ovviamente devono ancora giocare. Più che la partita, però, la prima pagina rossonera se la meriterebbero tre persone. Allora, a me non piace essere banale. La odio la banalità. Ma se si parla di Milan non si può non parlare anche di lui. Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere fisiologicamente impossibile per i suoi quasi 40 anni, che poi alla fine sono solo un numero. Perché le dichiarazioni, che, come sempre, hanno fatto parlare del post-partita, hanno messo in secondo piano quanto di buono fatto per l'ennesima volta in campo dallo svedese. Ha un'incisività all'interno, Interno della partita pazzesca troppo determinante per questa rosa tralasciando la freddezza dagli 11 metri andate a vedere la sponda che fa per l'inserimento di Chessy un tocco di palla delicatissimo di prima con la linea difensiva bianconera piazzata su di lui e su Livoriano un tocco di palla che se sbagli significa semplicemente azione terminata e Zlatan ovviamente non lo sbaglia. Dovrebbe essere imprescindibile per questa squadra, già dovrebbe perché a quanto pare Ivan Gazzidis non la pensa esattamente così. Altrettanto decisivo è stato il suo compagno di reparto, ma oramai lo è anch'esso da gennaio: Mister 10 gol nel 2020, Devast! Ante Rebic, sempre nel posto giusto al momento giusto, poi cuore, corsa in ogni parte del campo, sicuramente un altro da riscattare. E poi, visto che gli ultimi di solito sono sempre quelli più importanti, non si può che nominare l'artefice del mese che ha cambiato la nostra stagione, Stefano Pioli. Premessa, sono letteralmente affascinato dal modo di fare calcio di Ralf Ragnick, sono quasi affascinato dal personaggio stesso per la storia che ha dietro e sarei felice di un suo arrivo, ma questo allenatore, Pioli, si sta giocando tutte le sue carte, di più non può fare. Inutile nascondersi, merita la riconferma. Ha ridato un'identità tattica a questa squadra e ora sta conquistando anche la stima della maggior parte dei tifosi. Sì, esatto, quegli stessi tifosi che, con la solita incoerenza, lo avevano accolto con un inspiegabile hashtag pioli out. Bah, vabbè. Questa per fortuna è un'altra storia. Merita davvero tutta questa stima al mister perché forse è stato anche un po' troppo oscurato dall'ombra mediatica di Zlatan Ibrahimovic. Ha cambiato il volto a questa stagione che sembrava finita. Vedremo se riuscirà a cambiare anche il suo futuro, che a quanto pare purtroppo sembra già segnato. In conclusione vorrei rivolgermi a tutti quei tifosi non rossoneri. Milan Juventus ha dimostrato che dare il diavolo per morto è uno degli errori più grandi che si possano commettere. Potrete sfotterci finché volete, che non sarete mai quello che siamo stati e resteremo per sempre noi. Torneremo prima o poi, perché siamo la Cimilan di Milano, sette volte campione d'Europa. E eh, visto l'avversario battuto, è proprio il caso di dirlo. Sciacquatevi la bocca quando pronunciate il nostro nome, piedi per terra e testa al Napoli.